Corsaro assente. Marinello. Marchese Matteo. Lucisano. Adornetto. Monaco. Sant'Anocito. Foti. Rapisarda. Santa Paola. Arena. Riolo. Vitrano. Galasso. Caruso. Ricciardello. La Spina. Marchese Andalino presente. Tenerello. Scaletta. Nicotra. Basile. Vittorio. Uzzanga. Orlando. Russo. Zanghi. Puglisi. Giaccone. Marchese Domenico. 20 presenti la seduta è valida. Nominiamo gli scrutinatori Basile, Sant'Anocito e Licciardello. Prego. Non sono l'ordine del giorno. Abbiamo saluto il sindaco, abbiamo la presenza degli assessori Mancuso e Federico e la presenza del sindaco. Quindi passiamo al primo punto all'ordine del giorno. Interrogazione e interpellanze. Iniziamo con l'interrogazione e interpellanze. Non ci sono interrogazioni, passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Possiamo andare avanti con... Sono rubare. Filippo. Grazie Presidente, signor Sindaco, assessori, colleghi consiglieri. Dopo il gentile pubblico in sala, certo, dopo diversi mesi sono tante le problematiche da attenzionare alla Giunta, per cui cercherò di essere quanto più sintetico, anche se ovviamente e se chiaramente vediamo da questo forse si sente meglio, sì. Dicevo prima, dopo tanti mesi sono tante le problematiche che vorrei porre all'attenzione della Giunta. In particolare, cosa è successo in questi mesi? Mister Bianco è stata privata da quello che era per più di 50 anni da un ferro all'occhiello, che era il centro per l'impiego. Abbiamo visto su tutti i mezzi di informazione e di comunicazione quali sono state le prese di posizione del sindaco, che anche in questo consiglio per la verità aveva detto che i locali dell'ex Movicar erano i migliori di cui disponeva il comune. Vorrei semplicemente stigmatizzare una frase che il sindaco, rivolgendosi ai lavoratori del centro per l'impiego, dice testualmente: capisco che non vogliono andare là sotto perché là sotto non ci sono né bar né supermercati. Credo che sia ogni commento su questa affermazione sia superfluo e sia molto lesivo della dignità degli operatori ecologici, degli operatori del centro per l'impiego. Sul carnevale ci sono altri colleghi che devono intervenire, quindi non vado avanti, però prego Rosario, il
di vendere nel comune, di distribuire un foglietto che ho dato, perché come dicevo prima, nonostante ci sarebbero tante cose su cui parlare, piste ciclabili e altro, io desidero invece porre all'attenzione di questo consiglio di qualcosa, di un'ordinanza, di una delibera del sindaco datata 16 febbraio 2016. È una determinazione sindacale in base alla quale il sindaco di Mister Bianco, Nino Di Guardo, determina di affidare a un avvocato del Foro di Catania un ricorso al TAR contro la regione siciliana, perché il sindaco Di Guardo avanza pretese di royalties dalla discarica. Non siamo a scherzi a parte, e questo è il senso. In 30 secondi, anche se ci sarebbe parlare per più di 30 ore, ma in 30 secondi io ricordo che nella vita la coerenza è tutto. E allora delle due una, sindaco, io le chiedo. Abbiamo di fronte un sindaco che con la fascia è in capo ai cortei no discarica e per la chiusura della discarica? O abbiamo di fronte un sindaco che dalla discarica vuole soldi? Abbiamo di fronte un sindaco che non fa mancare comunicati stampa a mezzo ai quali informa i cittadini di denuncia alla procura, una di seguito all'altra, una dopo l'altra, l'ultima? Una anche addirittura contro il giudizio del Consiglio di Giustizia Amministrativo, o abbiamo di fronte una persona che a tutti i costi dal 2014 chiede di sedersi con i proprietari ieri e con i commissari oggi della discarica per contrattare una sorta di royalties, non so se in termini di soldi o in termini di servizi, ma si va a sedere con chi da 30 anni dichiara che sono illegittimi, che non c'è motivo di esistere e che si batte il petto. Sono rimasto molto sorpreso, e con me anche altri amici che hanno visto questa carta, non ultimo alcuni esponenti dei comitati no discarica, che mi hanno detto sollevati, meno male che avevamo preso le distanze dal sindaco. Sindaco, la domanda è semplice, adesso lei mi dirà che abbiamo per troppo tempo subito magari il danno e la beffa, evitiamo il danno, ci mettiamo i soldi in tasca e la beffa, tanto adesso lei lo sa, l'8 marzo ci sarà una conferenza di servizi nella quale, nonostante i suoi manifesti di trionfo, la discarica è chiusa, facciamo festa, come sa, valanghe d'inverno, la festa non ce la sta facendo. Sindaco, lei chi è? Questo o quello della fascia in testa ai comitati no discarica? Avevo tante altre cose da dire, ma credetemi, questa attualità stringente mi ha convinto a evitare tutto il resto, anche perché non so a questo punto a quale sindaco dei due l'avrei chiesto. Grazie Presidente. Grazie Caruso. Prego, Russo ha facoltà di parlare. Grazie Presidente, buonasera a tutti, buonasera ai vigili urbani e ai cittadini presenti. Mia domanda al sindaco riguarda ovviamente ormai la famosa pista ciclabile che tutta l'Italia ormai sta conoscendo grazie ai post pubblicati e dai giornalisti presenti qua nella città che sono venuti a riprendere questa stupenda pista ciclabile. La mia domanda è se il sindaco, se secondo lui la pista ciclabile è a norma in ottemperanza al decreto ministeriale del 30 novembre 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 225 del 26 settembre 2000, inerente pubblicata al Ministero dei Lavori Pubblici e il Ministero dei Trasporti e della Navigazione. Cosa dice questa legge? Perché è importante che diciamo quali sono gli articoli che a mio parere contrastano con quello che è evidente. L'articolo 1 dice, oltre alle vari comme e cose, le linee guida sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi fondamentali di sicurezza e di sostenibilità ambientale della mobilità. Le opere di raccolta, perché questo?
perché noi abbiamo fatto un giro con la commissione, abbiamo visto oltre le varie varianti nate all'ultimo momento di questa pista ciclabile, poi magari farò un'altra domanda anche in merito alle varianti, ai motivi, poi ce li spiega il sindaco come mai sono state fatte queste varianti, perché si è deciso di fare le varianti in alcuni determinati terreni, perché alcuni terreni sono stati pagati a 11 euro mentre altri terreni sono stati pagati a 22, quelli bonariamente invece senza fare utilizzare lo sfratto sono stati pagati a 70 euro. Cosa deve fare, cosa deve attenzionare la pista ciclabile? Ovviamente che non vi siano sovrappassi e i raccordi, la sistemazione a verde, le opere di raccolta delle acque meteorologiche anche con eventuali griglie per quest'ultime devono essere eliminate nel corso della pista ciclabile. Mi sembra che ne abbiamo in abbondanza. Deve essere presente la segnaletica stradale, oltre a quella tradizionale e delle strisce orizzontali, bisogna che siano presenti gli impianti semaforici, non mi risulta che ce ne siano, le indicazioni degli attraversamenti ciclabili devono essere segnalate con le colonnine luminose, alle testate gli elementi spartitraffico fisicamente invalicabili che delineano la corsia. Non mi sembra che ci siano queste cose qua. Questo non lo dico io, ma lo dice una legge italiana pubblicata, le ripeto, nella Gazzetta Ufficiale 225 del 26 settembre 2000, e sono le linee di cui tutti i comuni, chiunque vuole fare una pista ciclabile, si deve attenere. Devono essere presenti le rastrelliere per la sosta dei velocipedi, specialmente sulle piste a utilizzazione turistica, le panchine a zona d'ombra, preferibilmente arboree, le fontanelle di acqua potabili ogni 5 km di pista. Non mi sembra che ci siano rastrelliere e tutte queste fontane. I percorsi ciclabili sulla carreggiata stradale in promiscuo con i veicoli a motori, quindi stiamo parlando della nostra, interventi sulla sede stradale e attraversamenti pedonali devono essere rialzati rispetto alla sede stradale, ci devono essere le isole ambientali previste dalle direttive ministeriali del 24 giugno 95, ci devono essere rallentatori di velocità, in particolare effetto ottico a esclusione dei DOS. In sede propria o in unico a doppio senso di marcia, noi ne abbiamo parecchie, qualora la sua sede sia fisicamente separata da quella relativa ai veicoli, a motore e pedoni, bisogna che ci sia un idoneo spartitraffico longitudinale fisicamente invalicabile. Sulle strade extraurbane secondarie, sulle strade urbane di scorrimento di piste ciclabili, ove occorrono, devono essere realizzate in sede propria, salvo i casi nei quali i relativi percorsi protetti siano attuati sui marciapiedi. Deve essere di un'ampiezza pari a 1,50 m con una riduzione massima di 1,25 m. La larghezza dello spartitraffico fisicamente invalicabile che separa la pista ciclabile in sede deve essere non inferiore a 0,50 cm. I raggi di curvatura orizzontale lungo il tracciato delle piste ciclabili devono essere non superiori a 5 metri. La domanda, sindaco, è se tutte queste norme stabilite dalla legge, da una legge italiana, sono state rispettate nella nostra pista ciclabile. Queste sono le cose. Poi vorrei spiegare il motivo perché sono state fatte queste variazioni in ultima, quella lì fatta dietro il passaggio a livello, dove invece di procedere con un esproprio come abbiamo fatto con tutti gli altri proprietari dei terreni, tra cui anche il suo, pagato a 11 euro a metro quadro, dico, come mai con quest'ultimo esproprio proprio fatto in extremis abbiamo deciso di fare un comune accordo con il cittadino pagandolo 70 euro a metro quadro? Mi risulta così, l'altra volta sono stato in tribunale, che l'ultimo CTU che ha parlato per quanto riguarda l'esproprio del campo Valentino Mazzola, dove pagheremo presto un debito fuori bilancio, la valutazione a metro quadro va nella zona, quindi stiamo parlando di fronte ai carabinieri, a 35 euro, 40 euro a metro quadro. Noi invece abbiamo pagato quel terreno a 70 euro a metro quadro. Se gentilmente mi spiega i motivi, come mai non si è proceduto nell'esproprio come abbiamo fatto gli altri proprietari e perché abbiamo proceduto con questa occasione bonaria con i proprietari. Grazie. Non ci sono più interrogazioni? Ravizzani. Signor Presidente, signor Sindaco, signori Assessori, colleghi consiglieri, gentile pubblico. Signor Sindaco, stasera volevo farle
più di una interrogazione, in maniera particolare sul discorso dell'ecologia e sulla presenza di, come lei ben saprà, di discariche, micro discariche e macro discariche. Volevo sapere cosa si sta facendo allo stato attuale, anche se ho avuto modo di informarmi, non in maniera ufficiale, con la dottoressa Milazzo, sul problema della discarica esistente in via Salerno, vicino Contrada Pezzamandra, e sulle altre discariche presenti. Lo so, già bene o male conosco la risposta, so che qualche cittadino magari è un pochettino incivile, anche del mio quartiere, lo so. Le dicevo, sul discorso di via Salerno, via Cefalù e via Milano, ad angolo con via Rineri. Volevo sapere, come ho avuto modo di leggere, magari forse l'altro giorno, dal quotidiano, il nostro quotidiano, La Sicilia, in quali posti si è prevista, si sta organizzando la videosorveglianza, in maniera particolare su questi siti dove esistono le micro e le macro discariche. So forse che c'è un bando, magari lei ci saprà dire qualcosa in più su tale problematica. Un'altra interrogazione che volevo farle, volevo messo conoscenza se ha intenzione di effettuare anche il, perché so che già è partito, forse in parte si è fermato, il censimento dei passi carrabili all'Ineri, perché so che ci sono state, sono stato partendo grande magari di qualche istanza da parte di qualche persona del mio quartiere, e so, visto che ci sono state varie problematiche, non le sto qua a dire, le conosciamo tutti quanti, di persone che magari non sono proprietari, non risultano proprietari di garage, ma improvvisamente è stato fatto un rilievo su questi passi carabili, ribadisco, come le ben saprà, ci sono state varie problematiche, numerosi viaggi da parte di persone anziane, 7, 8, 10 viaggi, c'è una persona che ha fatto quasi 10 viaggi e ancora non gli è stata rilasciata la tabella, forse anche perché l'ufficio e il settore non sono dotati e muniti di un mezzo, se non erro, so che non hanno un mezzo per poter fare dei sopralluoghi, questo qua. Non so, sono arrivato in ritardo, volevo sapere, perché non so, forse mi dicono, l'ha fatto il collega Caruso, se ci sono novità sull'eventuale nuova ubicazione dell'ufficio collocamento, questo qua. E un'ultima cosa che volevo sapere, signor Sindaco, se è possibile magari via Ferrara a Montepalma, non so, non ricordo se è previsto nel capitolato del discorso sull'ecologia, sull'appalto o meno, se è possibile pulire il marciapiede di via Ferrara, perché trattasi di un marciapiede abbastanza ampio dove purtroppo persone magari non portano a passeggiare i loro cani, e non le dico cosa c'è, lo so, poi ribadisco, sono consapevole della presenza di qualche persona che magari non è munita e dotata di tanto senso civico. Un'altra cosa ho pensato, signor Sindaco, in via Ferrara, in questi marciapiedi purtroppo ci sono vari sacchi della spazzatura, sono nascosti, se magari sarebbe possibile che lei possa inoltrare chi di dovere tale segnalazione. Grazie alla Pisarda. Foti. Grazie Presidente, signor Sindaco, signor Assessore, colleghi consiglieri. Signor Sindaco, parliamo sempre di problema allagamento. Zona Bersito, via degli Anemoni. Le grate che ci sono insufficienti e soprattutto negli ultimi anni non sono state né pulite e non è stata fatta nessuna manutenzione ordinaria. I cittadini di quella zona sono arrabbiati perché esattamente un anno fa si è recato personalmente il vice sindaco in quella zona, è andato a verificare di persona questa situazione e aveva promesso che nell'immediato sarebbe intervenuto intanto per far pulire le grate e fare la manutenzione ordinaria che non si faceva da diverso tempo, e poi eventualmente cercare di intervenire nel limite del possibile per cercare di risolvere questo problema. Sempre il problema allagamento, signor Sindaco, vorrei sapere da lei a che punto siamo, visto che nello scorso piano triennale è stata inserita fra le altre opere quella, il problema di via Turiscordo, e che fra i mutui che sono stati richiesti dall'amministrazione c'è stato inserito anche questo tipo di problematiche che si dovrebbe risolvere. Vorremmo sapere, soprattutto i cittadini, a che punto siamo e che tempi abbiamo per l'istituzione della
ovviamente il progetto definitivo dell'eventuale gara e della risoluzione del problema. Grazie signor sindaco. Grazie consigliere Foti. Consigliere Marchese Matteo, prego. Grazie signor Presidente, signor Sindaco, signori assessori, colleghi consiglieri. Ho aspettato perché una delle interrogazioni riguarda il vice sindaco, comunque gliela riferiremo, non è quella la questione. Sono quattro. Allora, parto con la prima, signor Sindaco, questa è rivolta a lei. Mi sto facendo portavoce di un comitato di cittadini residenti nella zona di Via delle Rose, Via della Ginestre a Bersito. È stato protocollato ieri, quindi è arrivato. Sto semplicemente dando lettura per dare contezza a tutto il Consiglio. La questione riguarda l'area di vito a parco giochi a campo di calcio nella piazza situata tra Via delle Rose, Via Stella Alpina e Via delle Ginestre. I richiedenti, con la presente, i residenti delle zone di via nella frazione di Bersito intendono incalzatamente sottoporre all'amministrazione comunale da lei presieduta e guidata, nonché alle pubbliche autorità competenti, una situazione di estremo disagio vissuto ormai quotidianamente e purtroppo in continuo e deciso peggioramento dai suddetti. Il disagio ha avuto origine successivamente alla trasformazione di parte della piazza parcheggio in parco giochi per bambini con annesso campo di calcio. Purtroppo un'iniziativa certamente posta in essere dalla sua amministrazione per consentire a bambini e famiglie di avere un piccolo luogo dove svagarsi si è lentamente trasformata in un vero e proprio incubo quotidiano per i residenti nelle zone immediatamente limitrofe alla suddetta piazza. Le faccio alcune delle questioni in maniera celere. Continui schiamazzi e grida a qualunque ora del giorno e della notte senza rispetto alcuno per il riposo altrui, provocati da adolescenti e da bambini e da giovani, reiterati e gravi atti vandalici contro la piazza e il parco giochi, danneggiamento e imbrattamento continuo degli arredi urbani e continue e fastidiose esplosioni di fuochi d'artificio illegali all'interno delle cassette postali, con pericolo per bambini, residenti e passanti nei luoghi e dintorni. Vendita effettuata nella piazza di petardi illegali a bambini e minorenni, come denunciato alla tenenza dei carabinieri. Comportamenti disgustosi, incivili e pericolosi da parte degli abituali frequentatori. Continua occupazione degli spazi adibiti a parcheggio, impennate con scooter e motocicli, frequenti episodi di disgustosa maleducazione con rimproveri, insulti e urina nelle strade, le sto semplificando quello che è stato detto. Consumo di sostanze stupefacenti ed alcolici all'interno della piazza e del parco giochi, ad alcuni episodi di spazio hanno assistito i residenti, hanno sporto regolare denuncia presso la tenenza. Ora ovviamente questi residenti chiedono in maniera chiara una soluzione. La soluzione che loro propongono è la chiusura e la rimozione duratura del parco giochi e del campo di calcio presente all'interno della piazza parcheggio, il ripristino della suddetta piazza come parcheggio, come residenza, ma soprattutto, e la questione fondamentale è questa, mi permetto di dire, perché ovviamente erano ben contenti del parco giochi, ma non di quello che è diventato, il ripristino della legalità. So che lei è anche detto disponibile a fornire le chiavi per l'apertura e la chiusura, però questo non basta per quanto questi residenti siano disponibili. Pertanto hanno raccolto delle firme, ce n'è 60 di residenti, sono state protocollate e sono state portate alla sua attenzione con protocollo di 16 febbraio. È giusto che lei attenzioni questa questione. Due piccolezze, una sul carnevale. Sono stato presente insieme al collega Orlando, eletto da questo Consiglio, nella commissione organizzatrice del carnevale. Inutile dirle, signor Sindaco, che col consigliere Orlando abbiamo potuto fare ben poco, perché le riunioni in cui siamo stati convocati sono state sostanzialmente due. La terza addirittura il collega Orlando l'ha saputa. Nonostante questo ci siamo messi parecchio a disposizione. Il collega Orlando, in maniera specifica anche nel giovedì, per carità mi permetto dire, ma anche durante tutta la manifestazione che c'è stata. Inutile sottolineare i problemi dell'assenza assoluta delle transenne, il problema della musica continua, ripetitiva e che non è cambiata, il problema delle luci, il problema, signor Sindaco, di una carenza di organizzazione, perché c'è una commissione tecnica e deve fare la commissione tecnica, deve controllare i carri, deve guardare i gruppi. Ma io mi chiedo, perché nell'evento più importante che abbiamo a Mister Bianco, se messa a paragone con Acireale o con Zafferano, con altri eventi, lì c'è un'organizzazione di 40, 50, 60 persone e qui non c'è.
Non può esserci solo la commissione tecnica, ci vogliono 40, 50, 60 persone, a partire dai disponibili, tra i consiglieri che sono stati anche in questa occasione veramente tanti, che diano una mano. E se c'è da spostare una sedia, si sposta una sedia, se no tutto resta nelle mani di indaffaratissimi dipendenti comunali, che sono pochi a poter fare questo discorso, di un assessore che deve pensare a mille cose, di una commissione tecnica il cui presidente deve fare anche altro. Insomma, dobbiamo ripensare sia il sistema, ma soprattutto, signor sindaco, il lato organizzativo. Come vede, sono stimoli. Questione ufficio di collocamento è già stata sollevata. Io pongo una sola domanda. Come lei ben sa, i colleghi, frequentando anche colleghi consiglieri di comuni a noi vicini, non ho capito bene cosa mi dicevano. Dici, ma la posizione a Mister Bianco che voi ci avete è diversa. Dici, perché? Io la posizione l'ha detta il sindaco, c'è un comunicato stampa e ha detto, noi siamo d'accordo che vada negli ex locali dei vigili urbani ex Movica. No, il sindaco dice una cosa, il vice sindaco ne dice un'altra, perché il vice sindaco pubblicamente nelle riunioni era presente, presente l'ingegnere Orlando, presente altri sindaci, e diceva tutt'altra storia. Si parlava di un locale da affittare, si parlava di altre questioni. Allora io mi chiedo, qual è la posizione dell'amministratore, dell'amministrazione? Quella del sindaco o è quella del vice sindaco? Perché se il vice sindaco e i dipendenti dell'ufficio dice no, 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 sistemo tutto io, non ci sono problemi. Addirittura c'è stata una visita, signor sindaco, in un locale da affittare, nonostante ciò che hanno fatto i nostri dipendenti comunali. Io voglio capire qual è la posizione, perché non mi va di essere preso in giro da consiglieri di altri comuni. Se mi permette, glielo chiedo. Ultima cosa, e questa è abbastanza importante. Ho saputo oggi pomeriggio che il 24 marzo riaprirà il Mercatone 1. Questa è una notizia veramente bella, mi permetto di dire. Ho aspettato che finissero gli incontri delle organizzazioni sindacali. 102 famiglie ricominceranno dal 24 di marzo a lavorare presso il Mercatone. Inizieranno con turni di 120 giorni per uno all'interno della cassa integrazione, ma non una sola persona che lavorava al Mercatone, grazie alle organizzazioni sindacali, andrà fuori. È un lavoro eccellente, probabilmente, nonostante la data infausta, il Mercatone farà l'inaugurazione venerdì 1 aprile, dico data infausta ovviamente per scongiurare altre battute, però è una situazione eccellente. Io ho assistito insieme ad altri colleghi, anche quando lei, signor sindaco, è venuto al Mercatone. E ho assistito, e mi spiace che non è presente il vice sindaco Corsaro, ho chiesto più volte, al vice sindaco Corsaro che parlava di un tavolo regionale per l'occupazione per i lavoratori del Mercatone e della presenza dell'assessore alle attività produttive accanto ai lavoratori del Mercatone. Signor sindaco, non c'è stato un tavolo regionale, non c'è stata una riunione. Io ho aspettato oggi perché ci sono stati 4 incontri al MISE, al Ministero dello Sviluppo Economico, l'ultimo l'altro ieri, il 15, dove erano presenti le organizzazioni sindacali. E cosa c'era a questo incontro di fronte ai commissari straordinari l'altro ieri, l'ultimo? C'era tutte le organizzazioni sindacali, i commissari straordinari, l'assessore alle attività produttive di Beinasco, Torino, l'assessore, il sindaco di San Buceto, Chiedi, l'assessore alle attività produttive di Arzano, Napoli, l'assessore alle attività produttive di Mappano, Torino, e di Mister Bianco non c'era nessuno in 4 incontri, e nell'ultimo non c'era nessuno. Siamo stati bravi a venire lì a dire io ci sono, faccio il tavolo regionale, e non si è fatto. 4 incontri al MISE, non c'era nessuno. C'era per la regione Sicilia solo il signor Pace, delegato dell'assessorato regionale. Allora, se questa questione l'assessore la doveva seguire, la doveva seguire, avrebbe saputo qual era la soluzione. Allora, qual è il problema? Cosa si è fatto? Signor assessore Corsaro, signor vice sindaco, ha detto ai lavoratori questo. I lavoratori mi hanno riferito, siamo stati abbandonati dalla politica di Mister Bianco perché l'assessore Corsaro non c'era. Allora, signor sindaco, siccome a me piace lavorare in maniera costruttiva, ci sarà un altro incontro al MISE. Glielo paghiamo noi consiglieri, l'aereo all'assessore Corsaro, cosa dobbiamo fare per poter avere una rappresentanza di Mister Bianco a questo tavolo? Anche perché questo è il punto di partenza. Mi dispiace che lei non sappia tutte queste cose, ma l'assessore a ramo doveva occuparsi di questo. Mi scuso che non è qui di fronte, ho chiesto al capogruppo Zanchi proprio questa questione. Grazie.
Dottoressa Buzza. Russo, non lo so se sì, funziona. Buonasera a tutti, grazie Presidente, buonasera al Sindaco e agli assessori. Noi l'altro giorno come commissione siamo andati a verificare un pochino, siamo andati in giro per vedere la pista ciclabile. Il mio intervento è proprio sulla pista ciclabile, partendo dall'obiettivo che secondo la legge che regola le piste ciclabili devono avere le piste ciclabili. L'obiettivo fondamentale è sicurezza, sostenibilità ambientale della mobilità. Noi, no, no, io devo fare il mio intervento, Sindaco, penso, la domanda che ha fatto lui non lo so, io non c'ero, mi faccia parlare, tranne che se mi vuole togliere la parola io mi siedo, sono democratico, sa, non mi interessa più di tanto. Io sto dicendo la legge per quello che voglio, dove voglio arrivare io, non lo so, non ero presente all'intervento del consigliere, non lo so se tu conosci il mio intervento. Io sono andata lì come commissione con i consiglieri e la cosa che balza subito all'occhio, non so se l'hanno detto, è che ad un certo punto noi abbiamo fatto il tratto di dietro Torre Tabita e improvvisamente questa pista ciclabile gira e non collega quello che avrebbe dovuto collegare, che poi era la vecchia strada che i mister Bianchesi percorrivamo nei tempi antichi quando dal centro andavamo in periferia, e dietro Torre Tabita non viene collegata la via Salerno. Sono pochi chilometri di strada, penso manco ci sono chilometri, saranno 500-700 metri di strada, che fra le altre cose voglio denunciare che una discarica a cielo aperto, 500 metri di discarica a cielo aperto, e subito si arrivava in via Salerno. Io non lo capisco, ci vogliono scienziati, se l'obiettivo è la sostenibilità, la sostenibilità e la sicurezza, lì quale sostenibilità di collegamento abbiamo? Cioè tagliamo per 500 metri di pista, non facciamo quello che avremmo dovuto fare, perché veramente la variante doveva prevederla. Non capisco come non si è prevista. Credo che il sindaco, che la conoscerà bene, perché so che lui quando fa le cose poi li segue, mi ha meravigliato, questa cosa è rimasta così in aria e soprattutto in una parte del paese che subito ci avrebbe portato dritto dritto alla scuola, avrebbe collegato, perché un altro obiettivo della pista ciclabile è il collegamento con le scuole e lì ci avrebbe portato subito da Padre Pio. Non lo so se era questo l'intervento che hanno fatto i colleghi, ma noi in commissione io ho notato questo e lo voglio evidenziare in questo consesso. Non lo capisco perché si è girato dall'altro lato, si sono fatti espropri, salita, che poi le piste ciclabili, credo che chi l'ha progettata abbia letto che salite non ce ne dovrebbero essere, che ci dovrebbero essere meno anche linee ferroviarie che l'attraversano. Noi abbiamo preso l'altro lato, così anche ora dobbiamo spostare la linea ferroviaria, cioè spese su spese, quando dall'altro lato avremmo ottenuto lo stesso obiettivo, forse un obiettivo migliore, che collegava anche una via di fuga per la scuola. Grazie. Giacone, prego. Signor Sindaco, consigliere, assessore, la mia non è un'interrogazione, Sindaco, è semplice, anzi stasera proprio breve, che da un po' di tempo non mi sto occupando, come dice lei ogni tanto, c'è leggemicatte, non mi stai occupando, ho altri problemi, quindi un po' mi sto allontanando, ma spero di non essere così. La mia domanda è semplice, io è da più di 20 giorni che vedo un manifesto fuori, PRC, piano regolatore, che si presenterà dopo domani.
La mia curiosità e la mia domanda e la sua risposta desidero. Il piano regolatore è già ritornato dal Genio Civile, ce l'abbiamo già qua in comune o noi lo stiamo presentando ai cittadini senza che noi ancora ce l'abbiamo? Cioè questo dico io per capirci, e perché se è ritornato non si trova nella seconda commissione consiliare dove si dovrebbe o si deve occupare, diciamo, per la sua parte che le compete, del piano regolatore generale? La domanda è semplicissima. Grazie, signor. Grazie, consigliere Cerconi, di Cerdello. Io mi associo all'interpellanza che hanno fatto dei consiglieri sull'ufficio collegamento e su via Salerno. Grazie, consigliere Cerdello. Non ci sono più interrogazioni. Chiusa la fase dell'interrogazione, passiamo alle risposte del sindaco, degli assessori qui presenti. Prego, signor sindaco. Ci sono tante domande che sono state poste, ora con calma cercheremo di rispondere a tutte le domande. Partiamo dall'ultimo, PRG. PRG, come tutti sanno, è stato completato dagli uffici ed è stato presentato al Genio Civile. Quindi è a questo punto giusta l'iniziativa dell'amministrazione di fare conoscere ai cittadini il piano regolatore che si è realizzato sulla base delle indicazioni date dal Consiglio Comunale. Quindi il Consiglio e quindi le commissioni avranno modo di discuterne e approfondirlo appena torna dal Genio Civile. Quello è il timbro giusto per poter dare poi agli organismi democratici il Consiglio e la Commissione per discutere il piano regolatore. Quindi tutto in regola, il piano finalmente è stato completato, anche se abbiamo avuto una collaborazione estremenzita perché siamo accorti di accordo di impiegati, siamo riusciti a farlo e quindi venerdì se ne discuterà. Credo che i consiglieri sono stati avvisati, chi volesse intervenire può prendere atto, discutere, fare proposte, eccetera, e poi, man mano, una volta che il piano torna dal Genio Civile, sarà il Consiglio ad occuparsene. La questione posta dal Mercatone. Caro consigliere, il Mercatone è chiuso. Noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare con la nostra presenza in loco, poi siamo andati, ci sono stato io, l'assessore, alla regione, si è fatta solo una riunione, siamo andati lì, abbiamo discusso e quindi poi la questione si è chiusa qui. D'altra parte la società, come tutti sanno, non è a Palermo, è neanche a Siracusa, è nell'Emilia, e quindi da qui il problema è stato, si è trasferito dove c'è la sede e poi nella legge, nel governo nazionale. Quindi noi, tanto è vero, tutti i sindaci sono tutti di quell'area, non ce n'è della Sicilia, e quindi per fortuna i sindacati hanno lavorato a pieno, si è ottenuta l'apertura di questo centro, speriamo che siano chiamati tutti i lavoratori a ritornare. Io so che saranno chiamati a tratti, non tutti immediatamente, e quindi speriamo che presto, ma più di questo non potevamo fare. D'altra parte andavamo dove? Se nessuno ci ha convocato, se nessuno ci ha chiamato, neanche l'assessore regionale è stato chiamato, c'è stato un funzionario, quindi d'altra parte a fare la figura della bella statuina inutilmente, noi non ci teniamo a fare la passerella, ci siamo mossi nel momento opportuno, dopodiché la cosa si è sviluppata dove si doveva sviluppare e quindi prendiamo atto di questa bella notizia e andiamo avanti. La questione carnevale, per fortuna i gruppi
a un certo punto si sono convinti che si doveva fare un carnevale, c'era un'aria di rassegnazione, di dire Pavanno finemolo, non ne facciamo, oramai è troppo tardi, non conviene. Qualcuno si è rivolto a qualche componente del gruppo e dire tu hai dato la parola che non lo devi fare, vediamo se sei un uomo o sei un buffone. Per fortuna è stato un uomo e ha deciso di fare un carnevale, e quindi il carnevale, grazie a Dio, si è fatto. È stata un'ottima manifestazione, una partecipazione di pubblico straordinaria, che da anni e anni non si vedeva tanta partecipazione, e quindi siamo stati lieti e abbiamo salutato questo straordinario evento. L'organizzazione, mancata qualche transenna, l'organizzazione è da rivedere, sono d'accordo, ma è tutto il carnevale che va rivisto, a mio avviso. Avremo modo in consiglio di discuterne, e ci sarà una proposta dell'amministrazione tutta assieme, se lo vogliamo migliorare, se non lo vogliamo far ridurre in una cosa che man mano, anziché andare avanti, va indietro. Dobbiamo discutere sul futuro del nostro carnevale, che resta l'evento più importante del nostro comune, e quindi dobbiamo pensare che 6 ore di sfilata sono un'esagerazione, perché la gente viene ma dopo 2 ore si stanca e non lo possiamo condannare a rimanere lì tutta una notte. 8 gruppi di carnevale sono eccessivi, non si può girare per 6 ore fino alle 2. Bisogna alzare la qualità dei gruppi, perché ci sono gruppi che fanno un lavoro straordinario, ci sono altri gruppi che fanno un lavoro che non è degno del nostro carnevale, e quindi anche qua dobbiamo elevare il livello, la qualità del nostro carnevale. E poi dobbiamo considerare un fatto, che dare a tutti lo stesso premio non funziona, perché il comunismo finì magari a Cuba, e quindi chi fa di più deve avere di più, chi fa di meno deve avere di meno, e quindi troveremo il modo. Io mi auguro, tutti assieme, spogliandoci per un attimo di contrapposizione personale, di organizzare un carnevale serio, un carnevale che deve guardare avanti, e ognuno di noi possiamo dare il giusto contributo perché quello nostro diventi sempre più il carnevale dei bei costumi di Sicilia, il miglior carnevale. Quindi accetto le osservazioni del consigliere su questo punto, ma esprimo la volontà dell'amministrazione che dobbiamo rivedere tutti assieme il nostro carnevale. Oh. La questione, signore consigliere, la questione del parco giochi, del campetto in via delle Rose, è un dramma, signore consigliere, è un dramma. Qualunque iniziativa che tende a migliorare la vita della nostra comunità trova subito ostacoli. Una piazza immensa come quella che c'è a Via delle Rose, se fosse rimasta all'abbandono, china di macchine, nessuno poteva parlare, nessuno parlava. E i bambini che giocavano di estate, va bene, tutto va bene. Ora che l'amministrazione ha fatto un parco giochi per consentire ai bambini di giocare in piena sicurezza, un campetto con l'erba sintetica per consentire ai ragazzi di giocare in posti sicuri, che si pone un problema, ma la sera ci sono schiamazzi, ma viva Dio, è logico che ci sono schiamazzi, ma la sera per carnevale sparano le bombette, ma è logico che sparano le bombette. Cosa si può fare? Torniamo indietro, togliamo il parco giochi, togliamo il campetto di calcio, per vivere dove? Nell'abbandono. Bisogna abituare i cittadini a sopportarci l'uno con gli altri. I bambini che giocano là sono i figli di quella realtà.
non sono bambini che vengono dalla luna. Allora i signori cittadini si debbono abituare a convivere e dopo un poco di tempo sta cosa passa. Io è da vent'anni che faccio parco giochi, i primi cose, mamma mia, poi tutto si abitua, tutto cresce e noi consiglieri, anziché spingere per dire facciamo chiudere tutte cose per tornare al buio, per tornare nel deserto, dobbiamo dire calma, che cose cangiano, e i nostri figli, e i nostri ragazzi, e i nostri nipoti debbono vivere in realtà adeguate, attrezzate, con parco giochi, con campetto di calcio, lì, non da strada, lì, dove c'è la sicurezza. E quindi la risposta è no, non cambio lì, né il campo di gioco né il parco giochi. I cittadini si debbono abituare a convivere con quelle strutture che abbiamo realizzate con i soldi della comunità. Nessuno ce l'ha regalato. E quindi ai cittadini che già ho incontrato ho detto mi dispiace, ma lì si va avanti, non si va indietro. Se li dovessi incontrare dirò ancora la stessa cosa: indietro non si torna. Passi di civiltà che dobbiamo fare tutti, abituarci, capire. Ai bambini bisogna dire non fate chiasso, man mano si abituano i bambini. La novità è questa, tutti ci dobbiamo abituare, altrimenti e che fa l'amministrazione? Che cosa fa? Fanno favori, ci induppano a volta uno, questo è amministrare un comune o guardare avanti, creare le condizioni per una convivenza civile più elevata. Questo è il compito dell'amministrazione e noi lo facciamo e lo diciamo a chiare lettere. Abbiamo trovato un disastro in tutte le piazze, in tutti i parchi giochi. Man mano li stiamo ristrutturando, li stiamo sistemando di nuovo, perché dobbiamo andare avanti sul terreno della convivenza civile. Non possiamo accettare il degrado e l'abbandono. Quindi è questa, signor consigliere, la risposta che dobbiamo dare tutti assieme. Abituatevi e bombette. Allo spaccio da gioco, e che possiamo fare? Cosa possiamo fare? L'abbiamo detto ai carabinieri, l'abbiamo detto alle forze dell'ordine, ma che possiamo fare? Perché se la piazza senza parco giochi chi fa? Non spaccio non si sa gioco. E allora? E allora? Dobbiamo avere la responsabilità di dire la verità alle persone. Allagamento, anche qui c'è allagamento, via degli anemoni, via Turiscotto. Meno male che dalle nostre parti piove 2-3 volte all'anno, perché l'allagamento è un tutto comune, in tutto il comune, la nostra zona commerciale, zone intere che restano a Osciano ha dovuto chiudere, altre realtà chiudono. Perché? Perché non abbiamo la struttura. Perché la zona commerciale è nata spontaneamente, a mezzo campo, a mezzo campo, senza nessun progetto. E questo. Le frazioni sono nate spontaneamente, ma anche in centro. Ci sono realtà dove quando piove si sceglie la barca e non si possono fare miracoli. Non possiamo fare miracoli che non si possono fare. Ora c'è l'ipotesi concreta che si fa il piano regolatore, il piano delle fognature in tutto il paese. Sta andando avanti per fortuna il canale di Gronda che assorbirà tutta l'acqua che scende a nord e a quel punto si risolverà il problema. Un problema da via del riscorto. Un progetto che ci facevamo una usa due gradi non serve a niente. Vediamo i tecnici, non voglio essere interrotto, i tecnici hanno la proposta, la valutano, se è possibile si faranno interventi, se non è possibile non se ne faranno, noi se non ne scappiamo e mettiamo in ogni cosa la faccia,
e facciamo il mutuo. Ancora si deve fare il progetto definitivo. Il mutuo è lì per riguardare tutte le opere. Se questa potrà essere fatta, si farà, ma non si farà solo per dire che sogno bravo che fece questa cosa. Si farà quando l'ufficio tecnico deciderà che è un'opera utile, non un'opera di facciata. E quindi si farà quando si potrà fare. Tutto in un giorno non si potrà fare, e speculazioni politiche non se ne fanno. Oh, allora non mi disturbi e non mi interrompa. Hai il diritto di replica, giusto, per favore. E quindi questa è la linea chiara. Si fanno le cose se ci sono tutti i crismi delle cose. Consigliere Riolo, facciamo completare, salute. Ma vedi, diritto di replica. La via Ferrara. Vediamolo completare. La via Ferrara. Ci dovremmo un pochino attrezzare tutti. Quando vediamo mine discariche, vediamo escrementi di cani, vediamo secchietti abbandonati, dobbiamo porci un problema. Non è tanto chi leva, un problema è i cucimenti. Chi sporca dovremmo perseguitare, non a chi li toglie, perché il grado di inciviltà in certe situazioni è insopportabile. Se 100, stai zitto per favore, per 100 sporcono e uno pulisce, vincono i 100. Dovremmo indignarci, no, perché resta la spazzatura andassata, ma chi è che la butta lì, che crea una situazione di barbarie e di inciviltà? Questo è il punto. Li puliremo, tante cose le stiamo pulendo e le puliremo anche lì, ma sapendo che bisogna lottare contro l'inciviltà, contro la barbarie, contro la strafortenza, contro il fatto che nessuno ama il bene comune. Basta che la polizia a me casa, fuori abbia spazzatura ovunque. Man mano ci stiamo abituando, man mano. Ma noi, anziché invocare che è una vergogna avere la spazzatura, amo a dire ai cittadini che la buttano lì, vergognatevi, vergognatevi. Questo dobbiamo dire tutti. Non che è l'amministrazione che ogni giorno toglie la spazzatura, l'inumana arriva a Chiossai. E quindi faremo tutto quello che è possibile fare. La pista carrabile, certo, la pista carrabile c'ha leggi, c'ha controleggi, c'è regolamenti, non regolamenti. Questo è lo sud, signori consiglieri. Questo è siamo qua. Noi o non facciamo niente e nessuno parla. Se non se ne fanno cose, o parla. Hai visto ciclabile, ma che c'è? Se invece qualcuno tenta di fare qualcosa, non è che dice, beh, guarda che stanno fanno. No, allora deve essere come chi da che c'è nell'Emilia Romagna. Cioè dire, il bene non si apprezza, volevo l'ottimo. Ma l'ottimo dov'è? Dov'è l'ottimo? Dov'è l'ottimo in questa terra amara? Dov'è l'ottimo? La pista è una novità assoluta. La Sicilia! E l'abbiamo realizzata, con limiti, certo, con limiti. Con limiti, obiettivamente è così. Ma l'abbiamo realizzata. Abbiamo 15 chilometri di pista dove gli appassionati, dove i cittadini possono andare a correre. La sicurezza l'abbiamo realizzata. C'è un percorso delimitato. Chi dice la cosa non si può fare, ma a nessuna parte c'è. Perché ogni mese chissà quanto costerebbe. E nei limiti previsti degli aspetti tecnici, non l'ho fatta io la pista.
pista, non l'ho delimitata io la pista, l'hanno delimitata i tecnici comunali in accordo con quelli regionali. Quindi ci sarà qualche cosa da aggiungere o da togliere, ma nella sostanza abbiamo una pista ciclabile. Se poi siamo per forza innamorati da scontentezze, ma essere scontenti sempre, magari con ogni cosa si fanno scontenti, e se non si fanno contenti, se non si fanno chi parla, se non si fanno da a via della Rosa, a un parco giochi, che cosa, se non si faceva c'era qualcuno che si lamentava sto bello spazio perché non si mangia per i bambini. Ora che si fa si deve togliere, perché dobbiamo tornare. Poi si parla ignorando i problemi, si parla nell'assoluta ignoranza delle questioni. Perché a via Giadilli non si è proceduto all'esproprio? Come si poteva procedere all'esproprio? Per fare l'esproprio ci vuole un anno, e noi entro dicembre dovevamo per forza finire i lavori, se no si perdeva il finanziamento. Abbiamo avuto la possibilità di realizzare quel tratto di strada che ha arricchito tutto il percorso, e quindi si è avviata una trattativa. La trattativa non è che la fa un sindaco, la trattativa la fa l'ufficio tecnico, e 70.000 euro al mese lì, perché non è terreno agricolo lì, ignoranza è chi te la comanda. E allora non mi interrompa lei, sia zitto. Lei si informa prima di parlare, parla a bambola, tanto per dire. E allora lei confonde un terreno dopo la tenda a 35.000 euro, che è caro, perché vent'anni addietro era terreno agricolo che valeva 5 euro o mezzo, con un terreno dove fa parte di un comparto e dove 70.000 euro è il prezzo fissato dall'ufficio tecnico. E l'abbiamo fatto in meno di un mese. Che dici? Ma c'è, tu comparto, ma non lo sanno, parlando per parlare, che puoi fare? Anche questo dobbiamo sopportare. Parla, chiunque parla, tanto, non è che parlare si paga dazio. Se si dice una sciocchezza, che resta una sciocchezza, tanto, una più una in meno. E quindi. Meno male che abbiamo trovato l'accordo con la bonaria cessione e abbiamo realizzato quel tratto di strada, così abbiamo lasciato a via Enrico Fermi a scendere e abbiamo con le fiche strada in Giadilli. Era una vita che si diceva, sta strada in Giadilli l'abbiamo fatta, c'è lo sbocco, si supera con la usa strada da raccomandata, ma queste cose si dicono, che vale se le cose si fanno. E allora che c'è più? Ah, i passi carrabbi che dice mamma di panna, li faremo alle nere, li faremo ovunque. Il nostro personale è limitato, d'altra parte se qualcuno viene a comune abbiamo l'autobus che suona gratis, la gente si piglia l'autobus e viene messa a bianco, non è che sa fare a piedi. Abituiamolo a camminare, a utilizzare i mezzi, tranne che c'è caduno che assumendo la mancano, lo porta già quando poi fa un cliente al gym, e dopo dice, ma tu non vuoi ora che ti buttai a Mister Bianco? Ah, che miseria, che vergogna, che miseria. Basta, stai zitto, vergogna. Signore, signori consiglieri, signor sindaco, avete il diritto di replica, per favore. Nessuno vi ha interrotto, avete diritto di replica. Prego, signor sindaco, avanti. La videosorveglianza si farà, si sta facendo, abbiamo fatto una gara. Ora metteremo le telecamere in tutti i posti per cercare di frenare questo andazzo di buttare spazzatura ovunque. Speriamo di riuscire a frenare questa vergogna che si realizza in tanti posti del paese. Cosa possiamo fare? Mettiamo le telecamere
nella speranza che un pochino si frena la gente, e quindi li faremo e le metteremo ovunque. A via Salerno, la via Salerno non faceva parte del progetto della pista ciclabile. La via Salerno non faceva parte e quindi non poteva entrare nella pista ciclabile. Ma siccome l'amministrazione ha avvertito l'esigenza che quel tratto di strada era utile farlo, noi abbiamo messo nel piano triennale, abbiamo chiesto il mutuo, stiamo completando il progetto, quindi la faremo a prescindere dalla pista ciclabile. Se sicuramente entro l'anno, entro, certo, è logico. Ma perché? Ma professoressa, i soldi tutti se ne sono andati, non è che c'erano altri soldi che abbiamo restituito a Palermo, i soldi che ci hanno dato li abbiamo spesi tutti, e quindi come si fa? Il progetto era che non prevedeva la via Salerno. Noi per completare il collegamento con Montepalma abbiamo previsto un progetto a spese nostre per completare tutta l'area, e quindi ci sarà la strada realizzata, finalmente finirà quella miserabile discarica che c'è in quel tratto di strada, e quindi porteremo ancora una bonifica in quel territorio. Ma che possiamo fare? Cosa possiamo fare? Un progetto era uno, non è che si fa una casa a calci, perché non si faceva stausa, il progetto era quello. Poi noi, avendo avuto la constatazione che era utile fare strada, l'abbiamo inserita e la facciamo, e quindi colleghiamo tutto. Anche questo ci si rimprovera, che facciamo le cose per il bene di tutti. E quindi video, sorveglianza, discarica, terreno, ciclabile. Ah, i grati lo stiamo pulendo, già una volta sono state pulite, ora facciamo un altro passaggio, sì, no, l'abbiamo fatto, ora facciamo un'altra pulizia delle grate, di tutte le grate, già hanno iniziato, e completeremo tutto. Sono previste nel capitolato, e quindi la ditta li deve fare perché è costretta a farle, e quindi stiamo tranquilli, saranno fatti al più presto. Oh, benissimo. Oh, l'altra questione, che cosa c'è Antonio, per favore, basta, ho detto che si stanno facendo, chiuso, non ne parliamo più, che cosa si può fare di più, basta. È un anno e mezzo, ora si fa, la prima volta sono state fatte. Va bene, d'accordo. Va bene, d'accordo. Allora, va bene, non ti preoccupare. Se Presidente, se mi assicuro un minimo di silenzio, io continuo. Io ho ascoltato in silenzio, sono qua, vi do tutte le risposte che desiderate in presa diretta, senza bisogno di dire a poi vi dico, un minimo di rispetto. Io sono qua per rispondere a voi, non è che sono qua per passare un po' tempo. E non è che io sapevo quale domande dovevate fare questa sera, io sono qua, siccome per modestamente un pochino seguo la vita del comune, ma molto poco, sono in grado di rispondervi direttamente. E quindi ci sono due altre questioni, una cosa del centro dell'impiego, una a royalty, che è veramente una cosa vergognosa chiedere a royalty alla discarica, veramente lo capisco, è una cosa umiliante, cioè dire, non solo siamo stati gabbati, ma mai essere magari mazziati. Non solo, da 40 anni ci sopportiamo a discarica dietro le porte, ma neanche dovremmo chiedere un diritto previsto dalla legge. E perché? Un fatto che io dico, dal quando è nata la legge nel 2010, tu mi devi pagare come prevede la legge
il danno che fai alla mia comunità è un punto. L'altro, che io mi sono battuto e mi batto e mi batterò per chiudere la discarica, è un altro conto. Perché l'uno dovrebbe escludere l'altro? È come se io avessi una casa in affitto e l'inquilino per anni non mi paga e io ci faccio la causa per gettarlo fuori. Allora uno dice: senta, ma se tu vuoi gettare fuori, perché ti fai dare i soldi di affitto? Sono due cose distinte e separate. Intanto la legge mi dice che tu mi devi pagare e mi pagherai. L'altra cosa è che ti dico che tu hai danneggiato il mio comune e te ne devi andare, devi chiudere la discarica. Dov'è la contraddizione? Dov'è? La legge del 2010 dice: i comuni che sono interessati, perché sono vicinori, perché sono confinanti, perché i camini passano sul territorio di quel comune, hanno il diritto a chiedere la royalty, casuno soldi, e perché non le dovrei chiedere? Anche se dico che se ne debbono andare, anche se mi batto fino all'ultimo estremo perché debbono chiudere. E i soldi cosa a pigliare? I soldi, la legge lo deve fare la regione. Io non mai accettare con nulla. Non mai accettare né chi titolare la discarica, né questi commissari, che per loro la discarica è una miniera. Per i commissari, lo dico forte perché così qualcuno ci udisce, è una miniera. Sti signori, dal solo incarico che hanno qua alla discarica, si prendono 300.000 euro l'anno. Ognuno, come Presidente della Repubblica, se ne prende 240, e quindi hanno l'interesse a fare continuare la discarica, perché più dura e più loro rimangono qui. E il comune di Mister Bianco non deve chiedere un diritto che ha, e perché non lo deve chiedere? E quindi, siccome non ci sente a regione, ho chiamato un avvocato amministrativista, perché siamo a fare un mazzo così. Noi vogliamo i milioni che ci spettano. Avete capito? E quindi spero di avere chiarito che non c'è contraddizione nel chiedere quando ci spetta per legge e dire andatevene, perché avevo 40 anni che ammazzate il comune di Mister Bianco e ve ne dovete andare. Ciafano, non Ciafano, abbiamo detto che se vuoi chiudere è tutto vero, ma cosa dobbiamo fare più di quello che abbiamo fatto? Cosa potevamo fare e non abbiamo fatto per lottare contro la discarica? Io ogni 8 sarò a Palermo. Voi non mi potete sentire, ma mi sentiranno loro. Per farli vergognare a questi signori che venono qua e si abbessano. Avete capito? Un centro per l'impiego. E c'è un centro per l'impiego? Dice che tu tenisti a vedere locale, mi è stato detto. Chi vale la parola del sindaco o la parola del vicesindaco? Vale la parola dell'amministrazione. A Mister Bianco vale la parola dell'amministrazione, che è quella che abbiamo detto. E noi abbiamo locali idonei, locali adatti per poter ospitare questi signori dell'ufficio del lavoro.
loro dicono che non ci piacciono i locali, staremo a vedere. Una cosa è certa, l'ufficio del lavoro deve tornare a Mister Bianco. Una cosa è certa, e quei locali, come c'è stato l'ufficio urbanistica, come c'erano stati i vigili, come c'è stato l'autoparco, è buono per ospitare i signori dell'ufficio del lavoro. Sono stato qualche settimana fa a Palermo a parlare con l'assessorato al lavoro e ho detto: non si scherza, vogliono una cosa dell'ASP, l'avranno, siamo tutti in regola. I locali sono abitabili, sono riscaldati, c'è l'abbattimento di barriere architettoniche, c'è tutto. C'è un parcheggio che, a differenza di un Nerono che non si poteva mettere una bicicletta, e là ci cavano 100 macchine, quindi non ci sono ragioni per cui questi signori inopinatamente, non è che hanno certificati o non hanno documenti, no, dice che hanno con me, e che comandano i di? Non comandano loro. Noi abbiamo le carte in regola, noi abbiamo i locali adatti e l'ufficio del lavoro deve tornare a Mister Bianco nei locali indicati dall'amministrazione comunale. Saranno 9 su 8 giorni, 10 giorni, aspettano il suo certificato, dopodiché questo è il nostro impegno, cari consiglieri. Mi pare che ho risposto a tutto, se c'è qualcosa che ho dimenticato vi prego di dirmelo. E questo è giustamente un periodo ampio di vita amministrativa che qui ho dovuto sintetizzare in un quarto d'ora e 20 minuti. Sono qua, se ci sono altre obiezioni rispondo. Come vedete, a me non dispiace il dialogo, un confronto, lo cerco, ma su dati, su cose concrete, non su cose ammendate, perché siamo persone serie che lavoriamo per comuni, non abbiamo obiettivi. E chi pensa che a Mister Bianco c'è la clientela, la raccomandazione, se sbaglia. Portatemi una sola persona che l'ho raccomandato io, non esiste. Camminiamo a testa alta e camminiamo per servire al meglio la nostra città, tranne prove contrarie, tranne prove contrarie. Per favore, grazie. Signor Sindaco Caruso. Grazie Presidente. Cosa dire? Certo, in fatto di, voglio dire, di politica e di comizi al sindaco non manca questo. Noi siamo chiaramente, nel momento in cui facciamo le domande ci dobbiamo molto limitare, anche perché il tempo è quello che è. Dall'altra parte non credo che ci sia la stessa cosa, ma va bene così. Aspetta, però vedi sindaco, per favore, c'è una coincidenza credo negativa nelle due questioni che io le ho poste, cioè del centro per l'impiego e delle royalty della discarica. Qual è? È una cosa molto fisica, molto, se vogliamo così, anche molto semplice. Noi chiediamo le royalty, lei dice, per una legge del 2010, perché in base a questa legge, visto che noi siamo un comune in prossimità della discarica, subiamo dalla discarica tutta una serie di eventi negativi, il fetore e tutto quello di cui noi sappiamo, i cambi che passano, tutta una serie di circostanze per cui siamo uccelli a scorte di migliaia ogni giorno a diventare la discarica di Sabbiano, per gli uccelli che passano, capisci? Si chiamano gabbiani, forse i gabbiani, i gabbiani. Però vede quanto ci sono coincidenze. Stai parlando con i ragazzi del centro per l'impiego
Non è che loro lì non ci vogliono andare perché non c'hanno vicino il bar e il supermercato, sindaco. Mi aspettavo che almeno in questo lei, non dico chiedesse scusa, bisogna nascerci, ma quantomeno facesse un appunto. I gabbiani di cui parla lei, sa dove spesso si vanno a posare? Sul tetto del centro per l'impiego. Lei ci ha passato... Lei ci ha passato... Ma lei lo sa che distanza... No, non mi deve interrompere. Non mi deve interrompere. Non mi deve interrompere. Grazie sindaco. Signor sindaco, per favore, se no, se no sospendiamo il consiglio e ce ne andiamo. Sindaco, io la ringrazio. La ringrazio perché signor miei figli sindaco, un giorno ci dirò il consiglio. In consiglio comunale. Prego, il 16 febbraio il sindaco mi ha detto che i gabbiani volano. Non lo sapevo. Giuro che non lo sapevo. Va bene, continuiamo. Giuro che non lo sapevo. Non si può, stasera signor ho saputo sindaco. Che i gabbiani volano. Non solo mi informo, non solo sono stato là sotto, perché vede sindaco, io forse ho il suo stesso difetto, che magari io furrivo. E mi sono reso conto di quello che c'è là sotto. Lei lo sa cosa c'è là sotto? C'è un campo di elettrodotti che certamente bene non fanno. Io dico, sono in regola, con l'abbonamento forse, con l'abbonamento, ma cara che siamo cannone Rai, sindaco la smetta per favore. Sindaco, lei si assume le sue responsabilità, sta dicendo, sta confermando stasera, le è stata fatta un'interrogazione. Lei stasera ha detto e ha confermato ancora una volta che questa amministrazione, senza distinzione fra quello che dice il sindaco e il vice sindaco, questa amministrazione è per il locale dell'ex Movica. Si ne die, cioè è questo, o così o pomì. E questo è chiaro, e questo è chiaro, questo è chiaro, e questo mi serviva. Per quanto riguarda le royalties. E allora, nella vita ci sono le leggi, le norme e i regolamenti che si interpretano e su cui bisogna chiaramente, chiaramente andare verso lo seguito delle norme e dei regolamenti. E se c'è questa legge del 2010, come dice lei, anche se non c'è una contiguità territoriale, perché è chiaramente comune di Motta, però c'è una legge del 2010, siamo attaccati... Stasera ha 52 anni, oltre a sapere che i gabbiani volano, la continuità significa che è vicino. E allora, ci sono anche delle azioni che vanno verso una dignità di coerenza o una coerenza sulla dignità dell'azione personale che va a prescindere da norme, articoli e regolamento. Cosa voglio dire? Lei stasera sta confermando... Come le avevo detto io, perché già sapevo la sua risposta, quando le dissi, magari lei si giustificherà dicendo abbiamo avuto danno e beffa. E ne dava meno danno, ma la beffa ce la prendiamo lo stesso, anche perché lei con le royalty sa che operazione sta facendo, e chiudo, sta quantificando, sta monetizzando la salute dei cittadini, la stessa per la quale si mette la fascia e va a guidare i cortei. Grazie Presidente. Grazie consigliere Caruso, per favore signor sindaco. Facciamo intervenire i consiglieri. Prego, consigliere Russo, per favore. Vabbè, poi io vorrei sapere, la puzza si sente a Mister Bianco, non si sente di fronte all'ufficio collocamento dove lo vogliamo mettere. Là non ce n'è puzza, di fronte al scarico non ce n'è, forse non arriva. Cioè io resto, non lo so, allibito quando sento siamo a sud, cioè come se il sud noi ci possiamo fare i cavoli nostri, cioè le leggi non valgono qua a sud, la legge per quanto riguarda la pista ciclabile non guarda, siamo innamorati, ma io sono innamorato del rispetto delle leggi, sinceramente, non sono innamorato di altro. Chi l'ha detto che doveva passare da via Salerno? Ha risposto la dottoressa Butta. Ma e allora lei chi gliel'ha detto che doveva passare da via Intradille questa pista ciclabile? Come è stata fatta l'esproprio là, la variante si poteva fare anche per la via Salerno, caro sindaco. Forse ha ragione il consigliere Foti, non conosceva nessuno in via per favore. Salerno. Quindi se si voleva fare passare da lì ci poteva pensare prima e si faceva l'esproprio a 11 euro come è stato fatto per gli altri cittadini, caro sindaco. Grazie. Grazie consigliere Russo. Rapisarda. Signor sindaco, su alcune mie interrogazioni sono stato, le risposte reputo che sono state esaustive, su altre un po' meno. Sul discorso di via Salerno, via Pezzamanda, il collegamento, ricordo qua con il collega Foti una volta abbiamo avuto modo di avere una discussione, perché noi il Consiglio Comunale e anche il suo settore urbanistico, ufficio tecnico,
fece, se non erro, una variazione di nelle variazioni di bilancio o quant'altro, non è un progetto frisco frisco come dice lei. Io per 3 anni sta cosa, come se per ci parlare un poco. Cioè sì, fotografia di 3 anni fa, sì. Una variazione. Mi riferisco al collegamento fra via Salerno e via Pezzamandra nelle variazioni. L'anno scorso ci ho portato, ci abbiamo triennato, l'anno scorso. E un anno e mezzo fa, non è una cosa fresca fresca come dice lei. Ah, un anno e mezzo fa allora, è passato. 2014. 7 anni. Ci sto arrivando. Sa fare un mutuo. Come si fa? Non cavolca queste cose. È naturale. E io ottimo, risolto, risolto quest'altro aspetto. Ora voglio sapere, entro l'anno lei pensa, visto non, lei magari conosce di più i tempi tecnici dell'urbanistica, pensa che questo problema, questo eterno dilemma si potrà risolvere, signor Sindaco? Magari dobbiamo aspettare altro tempo. Che previsioni ci sono? Rose o meno rose? Rose. Ottimo, e questo sono ottimo. Ottimo. Signor Sindaco, se permetto, ho dimenticato un'interrogazione, nulla di che. Ho avuto modo di verificare che i 3 impiegati della DASTI che erano presenti sia in via Sant'Antonio Abate che alla scuola Sciascia, che alla delegazione di Rineri non ci sono più. Magari ci sto arrivando. Lo so. Il servizio verrà nuovamente preso nei mesi più futuri? Ottimo, va bene, volevo sapere questo. Ok, grazie gentile. Grazie consigliere Pisarda, Foti, per favore, lei non è stato interrogante, per favore. E allora stia zitto, per favore. Per favore, lei deve stare zitto, faccia rispondere a chi ha fatto interrogazione. Ma io non lo devo buttare fuori, però. Ma perché devi mettere fuori? Se tu vuoi disturbare, possiamo benissimo spendere il consiglio e glielo in casa. Allora hai capito, è così. Chi deve rispondere per colpa sua non rispondono. Lei faccia l'interrogazione e poi parla. Prego, consigliere Vodi, mi scusi. Grazie Presidente. Signor Sindaco, via degli Anemoni, lei risponde ancora una volta che le frazioni sono nate in maniera spontanea. Nelle frazioni si è costruito in modo abusivo, e allora che facciamo, signor Sindaco? Mandiamo le ruspe, abbattiamo le case. Oppure questi signori che hanno costruito in maniera abusiva sono entrati in sanatoria e hanno per caso pagato poi gli oneri di urbanizzazione e tutte le tasse che hanno pagato da 40 anni a questa parte. Che facciamo? Domani ci andiamo? Andiamo a chiedere scusa a questi signori, restituiamo i soldi e diciamo che siccome hanno costruito in maniera abusiva non possono soffrire dei servizi necessari per una vita tranquilla e serena quando piove, e meno male che piove una paravolta all'anno, signor Sindaco. Ma è un modo di rispondere? Ma lei si rende conto del modo di rispondere? Ma è questo il modo di poter amministrare una città? O lei è capace solo di fare variante a convenienza nei pisti ciclabili? Che poi pista ciclabile, lei ha mai visto una pista ciclabile in un paese civile? Lei l'ha mai vista una pista ciclabile? Si rende conto cosa significa pista ciclabile o cosa essere d'ingirassata con 4 cicci gialle e disegnarci 4 biciclette? Dico, va bene che sicuramente Mister Bianco neanche si prestava alla costruzione di una pista ciclabile. Se poi ci vogliamo prendere in giro e vogliamo dire a noi stessi che abbiamo la pista ciclabile, ci prendiamo in giro. Ma la dobbiamo smettere, signor Sindaco. Invece di rispondere che è stata costruita la frazione, le frazioni sono state costruite in modo abusivo, lei a fare, invece di attaccare Eva, si inizia a poliziare grate, si sta a pigliare gli amici suoi, si inizia a poliziare grate, ha cominciato a scavare altre fosse per cercare di far defluire l'acqua in un modo più veloce e più celere, per evitare gli allagamenti a casa delle persone. E ha 40 anni che i cristiani pagano le tasse a questo comune e alle varie amministrazioni, e lei come minimo ne ha gestite 3 amministrazioni, 3 legislature si è fatto con questa quasi, e mi auguro che sia l'ultima, chissà, signore, speriamo che signore, almeno dopo sia grande Dio in questo. Dico lei. Signori, per favore. Ascolti. È ovvio che parlo sempre politicamente, io parlo sempre politicamente, quindi voglio dire, quello è scontato, io parlo politicamente, perché non mi permetterei mai, ma non nei confronti del sindaco, nei confronti di nessuno. Quindi dico, questo è scontato. Quindi signor Sindaco, questo. Io da volta non mi spaio. Ascolta, per favore, signor Presidente,
Presidente, allora, intanto. Sì, signor intanto, sindaco, allora, per favore. Intanto facciamo completare queste sceneggiate. Facciamo con allora, purtroppo lei ha chiarito che politicamente ha parlato. Basta, ora abbiamo concluso. Una nota felice, basta. Continuiamo, prego. Per favore, però, signori. Anche perché il piacere nostro, signor sindaco, è di batterla, che lei si deve candidare e noi dobbiamo battere, perché il nostro piacere è quello. Per favore, signor sindaco. A prescindere da questa, divagazione, a prescindere da questo, da domani in poi, invece di rispondere a queste baggianate, veda di attrezzarsi e di cercare di risolvere, intanto di andare a pulire le grade e di fare la manutenzione ordinaria, e poi di risolvere il problema in maniera definitiva. Via degli anemoni, via di riscotto. Io ti riscoldo, ma lei si rende conto che è scandaloso quello che lei ha detto poc'anzi? È una cosa scandalosa, in quanto questo consiglio comunale, e il consiglio comunale si ricordi che è sovrano, se i consiglieri hanno gli attributi per farsi rispettare, il consiglio comunale è sovrano, perché questo consiglio comunale ha approvato un emendamento da inserire nel piano triennale e che poi è stato inserito all'interno del bilancio, e questa amministrazione ha fatto 7 milioni e mezzo di euro di mutui, fra le altre cose, per manutenzione di strade e riparazione di danni anche dovute ad allagamenti. Quindi lei, la speculazione politica, è scandaloso quello che dice, perché capisco che lei preferisce i consiglieri comunali burattini, comandabili a distanza. Purtroppo lei deve apprezzare anche quelli, chi come me e come tanti altri colleghi, vanno in giro tutti i giorni a vedere quali sono le necessità dei cittadini, e noi gli interessi personali politici ci fanno solamente ridere, perché detti da lei che aveva 50 anni che fa politica e campagna elettorale tutti i giorni in tutte le sue opere, in tutto quello che lei fa, lei che da 3 anni a questa parte non fa altro che fare lavorare sempre le stesse aziende, comprare paletti sempre agli stessi fornitori, portare curriculum a ripetizione, non l'ho detto questo, perché se lei fa questo sarebbe in malafede, io non l'ho detto perché non ho le prove, se no l'avrei denunciata, però lo sa la sua coscienza e lo sanno i suoi amici, quelli che fanno i lavori. Quello che dico, lei che da 3 anni a questa parte porta curriculum alla OICOS o alla discarica e poi gli fa la battaglia, giustamente, perché non fa più campagna elettorale, perché poi lei ha la gente, ne ho cerca per cercare i suoi voti. Io alla fine me ne sto fregando, perché se si sistema via di riscotto o via degli anemoni, si sistema un problema per i cittadini, dove soprattutto in via di riscotto si rischia la vita, alcuni cittadini hanno rischiato la vita perché è scandaloso quello che succede là. Quindi lei cerchi di non mettere i bastoni fra le ruote in una cosa che è già stata decisa da questo consiglio comunale, perché alla fine quando la gente va a votare all'interno della cabina elettorale non è che è detto che scrive un nome, chiude un altro, lo sanno loro a prescindere di quello che possono fare. Quindi cerchiamo di fare i politici, o comunque politici, è una parola troppo grossa, i rappresentanti dei cittadini, facciamoli in modo onesto e leale nei loro confronti, non nei nostri interessi. Grazie. E lei mi sa che è maestro in questo. Grazie consigliere Forti. Marchese Matteo. Grazie signor Presidente. Signor Sindaco, il mio ruolo da consigliere è semplicemente quello di portare le istanze qui in Consiglio Comunale, non nella sua stanza o negli uffici. Questo comitato ha protocollato, mi ha chiesto di portarlo, lei ha dato una sua risposta. Il mio suggerimento a qualunque amministratore è quello di ascoltare, di convocare i cittadini, noi consiglieri che non c'entrano niente, i cittadini, e lì dire chiaramente il no e il perché. Anche perché alcune delle cose, io gliel'ho dette chiaramente, si possono condividere, altre no, ma era giusto farlo presente. Carnevale lei lo sa. Ne abbiamo anche parlato, non nascondo questa questione in maniera molto serena, le ho espresso i dubbi. Io le dico in maniera molto ufficiale, la quarta commissione consiliare, il presidente Santa Paola, ha convocato per domani pomeriggio un momento di incontro in cui l'ordine del giorno è Carnevale, organizzazione a partire dalla prossima settimana dei momenti di ascolto e di incontro con tutte le associazioni del Carnevale, come eravamo rimasti, in maniera tale da ascoltare le proposte delle associazioni. Se successivamente vogliamo fare un momento tutti insieme, sindaco, giunta, associazioni, consiglieri, nessuno in quest'aula è contro il Carnevale, su questo non ci piove. Quindi che ben venga anche successivamente, lo spirito è questo, mai nessuno ha detto qualcosa contro il Carnevale e le prove ci sono state coi fatti, mi permetto di dire. Terzo discorso, ufficio di collocamento, la mia domanda non era sulla sede, perché io condivido quella sede alla fine, perché ci sono stati anche altri uffici,
era capire qual era la posizione della giunta, sindaco. Lei ha risposto in maniera chiara, ma sa, se vengo preso in giro tra virgolette da altri consiglieri di altri comuni che mi dicono come, c'è il verbale, c'era l'ingegnere Orlando, il vice sindaco ha detto una cosa diversa rispetto alla tesi del sindaco, evidentemente alla fine è passata la tesi del sindaco, cioè dell'amministrazione, e in questo caso le do pienamente ragione, per carità. Comunque vedremo come si risolve. Sul mercatone 1, sindaco, non mi trovo d'accordo, glielo dico. C'è qualcuno che non ha fatto bene il suo lavoro, e lo dico chiaramente, mi dispiace che non vedo... Ah, Marco, scusami, prima avevo chiesto di te comunque. Mi spiace... Vai avanti. Mi spiace, per quale motivo? Lo decido io, dai. Chiedo scusa, però avevo chiesto la tua presenza anche prima, non vorrei. Quindi per me può rispondere. Al di fuori di questo dico, cos'è successo? So che siete stati a Palermo, è vero. È vero, però si parlava di un tavolo tecnico che non c'è stato, ed è strano che l'assessore regionale che vi ha detto agiamo manda il signor Pace a tutti e quattro gli incontri, compreso l'ultimo del 15, vuol dire che l'assessore regionale ci prende in giro e non contiamo nulla. E questa è una cosa ancora più grave, sindaco, mi permetto di dire. Così come, se ci sono quattro incontri, io perché ho citato Beinasco, San Buceto, Arzano e Mappano? Perché c'erano ovviamente chi? I diretti interessati, perché sono circa 90 i mercatone 1, ne hanno aperti soltanto questi 5, e le pressioni, io mi chiedo perché, perché non l'ho voluto dire prima, c'è stata la pressione delle organizzazioni sindacali e dei deputati regionali e quant'altro. Ci sono state richieste ufficiali, incontri in prefettura, ci sono gli atti venuti da Beinasco, Torino, da San Buceto, da Arzano, da Mappano. E io mi sto permettendo di dire, ma cosa ci faceva ad avere la presenza del nostro assessore alle attività produttive in quattro incontri? E siccome c'è un altro incontro a breve, mi permetto di dire, io siccome... Per favore, per favore. Mi sto dilungando perché prima non c'era, non è giusto. Per favore. Siccome ci sarà un altro incontro al MISE a breve, io suggerisco, vista la presenza di fondi commissari di tutto, che ci andiamo anche noi. Tutto qua. Andiamo a cattare i cosi, così risolviamo. Grazie, consigliere. Grazie. Matteo Buzzanga, la dottoressa. Ancora? Avanti, io direi indietro, sindaco, non avanti. Perché veda, lei è bravo a fare un comizio in consiglio comunale, li fa sul palco ed è bravo, e in consiglio comunale è bravissimo, ancora di più. Perché noi se facciamo domande, li facciamo, perché facciamo il nostro lavoro di consiglieri comunali. Facciamo parte di una commissione, se andiamo a vedere una cosa, qui siamo propositivi, non siamo, almeno le mie domande sono state sempre di natura propositiva. Se io ho visto quel tratto di strada che ritenevo in quel momento che doveva essere allora messo dentro il progetto, non si poteva mettere. Ma perché non si poteva mettere? Perché facessi tu un piano diverso? Perché non si poteva mettere? Non prevedeva quella strada. Ma le varianti li avete fatte, la potevate fare anche per quella strada, o non si possono fare varianti? Vada avanti, signor allora, sindaco, vada avanti. Siccome via sindaco avanti. Ci sono cervelli che ragionano in una maniera e c'è il suo cervello che ragiona in altra maniera, quindi io non la voglio offendere e non voglio essere offesa e né voglio essere fermata per niente. Per favore, sindaco, lei ha parlato, lasci parlare la consigliera. Lei ogni volta si permette di venire qui e di fare un comizio e noi glielo lasciamo fare, però quando poi diciamo due parole, lei abbia la cortesia, l'eleganza e l'intelligenza di ascoltarci. Sono tre cose che lei ogni tanto non vuole. Sì, però la lasci parlare, perché lei ha parlato, signor sindaco. Ora è giusto che la dottoressa parli. Chi di noi lo ha interrotto? Lei si è fatto un'ora di comizio dicendo tutto quello che fa per questo paese. Noi sappiamo quello che lei fa, in parte io personalmente lo apprezzo, qualche volta lo apprezzo di meno, ma non significa che non riconosco che lei è il sindaco di questa amministrazione, assolutamente. Mi dispiace che ogni volta lei sminuisce gli interventi dei consiglieri quando sono interventi che lo dovrebbero invece fare riflettere. Questa è la realtà dei fatti. Mi disturba che ogni volta che facciamo un intervento, io non l'attacco mai, se faccio intervento è perché con la mia commissione... Posso correggere per una cosa che ignorava, no che io lo voglio attaccare. Sindaco, la ringrazio. Grazie consigliera Buzzanga. Grazie consigliera Buzzanga, Giaccone ha facoltà di rispondere, per favore.
di replica. Signor Sindaco, io stasera, quanto riguarda la mia domanda, era sul PRG, la revisione del famoso piano, e siamo già alla fine della legislatura, non so se ci arriveremo più con questa benedetta revisione, però ero sicuro di quello, perché ho fatto quella domanda, ero sicuro che ancora dal genio civile non era ritornata. Quindi noi stiamo, mi scusi signor Sindaco, quindi automaticamente quell'incontro che si fa dopodomani si poteva fare quando il piano era qua. Il piano non c'è, anche che io vengo là non capisco niente, non so niente, c'è il Bicella, e voi che conoscete il piano, potete dire tutto quello che volete. Io ancora non lo conosco il piano, non so che cosa c'è all'interno di quel piano e cosa si è fatto. Spero che sia stato fatto bene per tutta la mia comunità. Su questo aspetti un attimo, stasera lei mi ha colpito in due cose. Io lo so che lei è bravo nel fare i comizi, nel dire quelle, le cose, lei è bravissimo, su questo gliene do atto. Però stasera mi hanno colpito due suoi passaggi. Siamo al sud, siamo al sud. Mi scusi sindaco, per piacere. No, io non sto dicendo, ho detto. Oh santo Dio, ma io ho risposto, le sto dicendo, lei mi ha colpito in una cosa, in due passaggi. Dove dice siamo a sud, terra amara, che vuol dire? Siamo a sud, siamo sventurati? Ma perché siamo sventurati? Perché siamo noi che governiamo? Sì, signor sindaco, sto sospendendo però il consiglio, per favore. Signor sindaco, guardi, consigliere Giovanni, lei si mantenga alla domanda, per favore, così evitiamo di fare un dibattito personale. Ma perché, cosa sto dicendo? Ma io vorrei capire cosa ho detto. Lei ha fatto parlare tutto il piano regolatore. Mi ha colpito in due passaggi, santo Dio! Beh, smettetela! E santo Dio! In due passaggi! Dove dice? Siamo a sud, terra amara! Che vuol dire? Io mi pongo la domanda! Cosa vuol dire? Grazie consigliere Giacone, Licciardello. Ma quelle cose sa! Le cose dai, sa! Dai. Prego, Licciardello! Diciamo, sindaco, sospendiamo 5 minuti. Ma che non sospendo? E allora perché non lasci parlare, per favore? Basta. Dono, ascoltati. Dono, abbassi i visti, che fici il centinaio d'azione, Dono, molto importante. Signor Presidente, collega consigliere, signor sindaco. Signori, per favore, signori consiglieri. Signor sindaco, io so che lei è stanco. Signori consiglieri, aspetti Licciardello, per favore. Usaccio che è stanco. Allora, io devo dare un plauso a Sido quando riguarda la royalty, perché è stata un'operazione intelligente. Questo consiglio comunale... Non posso io la royalty? No, io... Si è accodato, leggi, ascolta la registrazione. Si è accodato allo 2... Sì, ascolta. Sì. Ho dato la registrazione. Ascolta. Lui ha parlato sull'accordo... Ascolta. E allora ascolta, se tu, allora. Sospendo il consiglio per 5 minuti perché così non si può continuare, grazie. Tenerello, Scaletta, Nicotra, Basile, Vittorio, Buzzanga, Orlando, Russo, Zanghi,
Presente. Puglisi, Ciaccone, Marchese Domenico. Un nemico, non c'è, se ne io. 12 presenti. Per mancanza di numero e regalo la seduta viene rinviata domani alle ore 19. Ringrazio Vigili Urbani. Ma chi c'è da dare? Chi stavo da buoni? C'è da dare? Commenti, io che mi non è che io...